Nasce nel 2001 la Pinacoteca Fondazione CR Tortona. Maggio 2012 la Pinacoteca cambia pelle e cambia denominazione in Il Divisionismo. Ciò che vuole rappresentare la Pinacoteca è anche un grosso momento di passaggio epocale tra 800 e 900, la rivoluzione industriale, l'arrivo della prima guerra mondiale e la modernità, cioè quanto il linguaggio divisionista è riuscito a interpretare la modernità. E lo troviamo attraverso alcuni saggi di pittori che poi hanno costituito i capisaldi del movimento divisionista, come Balla in questo splendido paesaggio durante il suo soggiorno francese del 1900. In questa pittura franta, in questa pittura trovate un'energia, un dinamismo che fa già presagire a quello che sarà il suo salto, il suo passaggio verso il futurismo. Il divisionismo è un movimento veramente importante nel quadro della pittura europea, perché sostanzialmente coincide con il simbolismo, insomma si identifica col simbolismo, allora, e ha alcuni poli fondamentali in Europa. In Francia ha semplicemente il polo di Van Gogh e Gauguin, cioè coloro che introducono la modernità. Van Gogh e anche Gauguin, giovani, studiano la tecnica divisionista. Van Gogh, che già dipingeva divisionista, diceva: «Voglio dipingere col rosso e col verde le terribili passioni umane». Raccolta del fieno, Segantini, che pure ha già cominciato a dipingere con tecnica divisionista, è stato avvertito insomma che si può partire anche con questa tecnica, si inserisce però ancora, secondo le idee della sua giovinezza, nel grande filone della tradizione popolare, populistica, insomma diciamo pure la grande tradizione del socialismo umanitario che corre lungo tutto l'Ottocento e che ha un faro che è il pittore francese Jean-François Millet. E infatti ecco qui questa contadina china nel lavoro dei campi, c'è il senso proprio della sacralità della natura, idea sempre cara a Segantini, dell'idea che la natura proprio sia un'emanazione di Dio e sia Dio in terra, insomma. Plinio Nomellini in piazza Caricamento, manifestazione, insomma, fra l'altro con figure che ci suggeriscono, identificabili, che ci suggeriscono immagini anche della nostra attualità. Per esempio, per me la figura a sinistra mi ricorda fatalmente Sylvester Stallone, uno dei suoi primi film. Quindi c'è proprio questa attenzione, insomma, al reale. Però se si guarda la pittura si vede questo filamento lungo, questo segno lungo della pittura che ormai è divisionismo e che un po' alla volta porterà Nomellini in altre direzioni, insomma, che sono quelle della natura pura e appunto a modo suo anche lui di un'attrazione verso un'attrazione verso l'assoluto e ad esprimere appunto l'assoluto. Longoni ha sempre una forte volontà narrativa, insomma gli piace proprio raccontare le storie della società, certi quadri sono anche memorabili in questo segno, è il cronista insomma in qualche modo del gruppo dei divisionisti e questo quadro, la venditrice di frutta, è un bellissimo quadro di tradizione realistica appunto in cui si descrive la fisionomia, le attitudini, il racconto appunto della vita di questa fanciulla, di questa ragazza, con delle inquietudini espressive, ecco, che non sono più le inquietudini espressive del realismo, appunto della grande tradizione realistica anche italiana, ma che cominciano a cercare nuovi metodi di espressione. Orbelli è un bellissimo pittore proprio per fare realizza queste visioni un po' agghiaccianti, molto tristi, molto malinconiche dei ricoveri per vecchi milanesi, con queste povere donne che mangiano appunto il loro pasto, questa luce fredda, questo senso insomma però molto trepido, molto partecipativo, molto fra virgolette nel senso uomo pietoso, ecco, questo senso appunto di,
di affetto verso i momenti anche più tristi dell'esistenza, e che ne fanno un pittore veramente singolare, veramente come dire, uno dei fari, ecco, di questa pittura di socialità e di bontà, diciamo così, all'inizio del XX secolo. Felice da Volpedo ha la sua singolarissima vena malinconica e religiosa addirittura, che manifesta per esempio nel dipinto Fiore Reciso, nel quale dimentica appunto i temi popolari del Quarto Stato, si abbandona ai sentimenti, insomma, appunto un po' malinconici e un po' che appartengono, insomma, al decadentismo anche del suo tempo. Guido Gozzano non è tanto lontano, descrivendo appunto questo funerale con esattezza, con perfezione anche formale, questo funerale appunto di un bambino, e quindi c'è la malinconia e ci sono i sentimenti. Una peculiarità di questa Pinacoteca, che la rende oltre alle sue opere un unicum a livello nazionale e anche europeo, è la presenza a pochi chilometri da Tortona di Volpedo e dei Musei Pelliziani. Opera di Pellizza da Volpedo, La Maternità, questa è un'opera che costituisce proprio il baricentro su cui è nata la collezione, un'opera in cui noi siamo molto affezionati, e rappresenta una di quelle opere datate 1892, dove Pellizza da Volpedo, su indicazione e su suggerimento di Plinio Nomellini in particolare, comincia ad avvicinarsi alla pittura divisionista. Qui lo vediamo solo in alcuni particolari dell'opera, però comincia ad accostare appunto i colori complementari e le pennellate per dare questo effetto di vibrazione, di luce al dipinto.